Bravo amore, sono molto bravo. Perché tu hai sbagliato strada? Perché ho sbagliato strada? Perché su lei l'avevamo già arrivati in Italia. Facciamo un manovro. Molto bravo, cioè le ruote fumano, mamma mia. È un problema se fumano amore così le ruote? Ah, ma perché siamo rimasti col fango proprio. Adesso qua sì. Guarda che lavori. Ce l'hai una palettina che la levo da lì? Ciao a tutti. Ciao. Allora, oggi volevamo fare questo video perché dopo che vi abbiamo chiesto su Instagram che cosa vi sarebbe interessato sapere, un'altra domanda che ci avete fatto tante volte è stato: come è nata la storia della nostra macchina? Per che motivo abbiamo scelto il Land Rover? Perché il Discovery 3? E noi ora si prova ad andare a ritroso, si va indietro e arriviamo al perché abbiamo il Discovery oggi e abbiamo deciso di affrontare queste nostre esperienze con il Discovery. Ok, da cosa partiamo? Partiamo da raccontare proprio dall'inizio, quando ancora avevamo la Mini. Allora, ancora Coupé Aventura non esisteva. Avevamo una bellissima Mini, nei monti qui vicino a noi ha nevicato e noi abbiamo avuto la brillante idea di andare a fare un giro sulla neve. Ma così, sai quando uno parte così senza... Ci andiamo così, sì. Poi però... Fatto è che ci siamo piantati da una parte, diciamo in uno spiazzo dove c'era della neve fresca, il pilota ha avuto la bellissima idea di fare una specie di inversione, però ci siamo rimasti piantati perché la Mini non aveva né era troppo bassa, non aveva gomma d'atte, noi non ci si aspettava forse tutta quella neve lì in quel periodo lì. Fatto sta che siamo stati un paio d'ore, forse anche più, disperati a trovare il modo per uscire, fino a che è arrivato uno con una Jeep, ci ha legato e in 5 secondi eravamo fuori. Ci siamo guardati e gli ho detto basta, domani andiamo a comprare la Jeep. Siamo arrivati a casa, abbiamo iniziato a cercare un po'. Ora detto vari così siti. Sembra che uno sta a comprare la Jeep. No. Abbiamo iniziato a girare sui vari siti, di qua e di là. Poi alla fine abbiamo avuto una botta di fortuna. Sì. E l'abbiamo trovata vicino a casa. Siamo andati, ci hanno trattato anche bene ritirandoci la Mini. E tutto l'abbiamo preso. Da lì è iniziata l'avventura col Discovery. Sì. Però non era ancora Coupé Aventura e non era. No. Era comprato un po' per sfizio e un po' perché ci è sempre piaciuto avere il fuoristrada. Appena l'abbiamo presa, qualche lavoretto da fare c'era ovviamente. Sì. Che ce ne siamo resi conto dopo qualche chilometro e abbiamo iniziato a farci i primi weekend in giro, il primo viaggetto con la tenda, sì, qua in Toscana vicino, per vedere un po' come si comportava. Abbiamo iniziato a capire quali potevano essere anche tipo i punti deboli di questa macchina e di come sarebbe stato meglio sistemarla, e da lì piano piano abbiamo iniziato un lavoretto oggi, un lavoretto domani, a prepararla per quello che poi sarebbe diventata così. Sì. Però non nascondiamo che c'è stato un momento, quindi nel nostro primo viaggio vero e proprio di Coupé Aventura che abbiamo fatto l'anno scorso su e giù per l'Italia. Un momento di sconforto. Un momento grosso di sconforto è quando la macchina si è fermata al rientro da queste vacanze, da questo viaggio. E la finale è stata che noi, dopo giorni e giorni e giorni che ci mettevano le mani, ci mettevano le mani e non riuscivano, siamo venuti via con una macchina a noleggio, buttando dentro tutto ciò che si poteva buttare, lasciando e la macchina l'abbiamo lasciata a Napoli e tramite poi delle amicizie dei nostri amici ce l'hanno riportata su con una bisarca e l'abbiamo ritirata. Da lì abbiamo messo momento un posto di sconforto. Ti ricordi il post su Facebook? Sì, avevamo anche pensato di cambiarla, che forse non era la cosa adatta a noi, che non era in grado per il tipo di macchina che era in quel momento ad affrontare i progetti insieme a noi. E quindi anche l'idea proprio di cambiare totalmente mezzo. Poi, sempre grazie a delle amicizie dei nostri amici che ci hanno detto: ma siete matti, perché una macchina così e tutto quanto, quindi
grazie Yuri, e ci ha fatto un po' rivalutare il mezzo. E sì, poi come sapete già, anche la fortuna di aver incontrato Davide dell'HDP 4x4, che sinceramente ci ha aperto un mondo su questo tipo di macchine e ci ha rifatto tornare l'entusiasmo, e siamo stati ripagati, diciamo, per aver creduto nel nostro Discovery con il viaggio che abbiamo appena fatto. Abbiamo portato a termine tutti quei gran chilometri e devo dire che si è comportata, dopo che benissimo, logicamente l'HDP ci ha messo le mani in maniera proprio radicale, non si partiva neanche, si arrivava neanche in Austria. No, e questa qua in breve è un po' la storia del nostro Discovery. Subito, vabbè, inizialmente lo usavamo parecchio anche per andare semplicemente su e giù dagli ulivi. Abbiamo gli ulivi e quindi noi la utilizziamo anche per quello scopo lì. Sì, caricare le cassette di olive, sì, andare su da questo sterrato per raggiungere il nostro terreno, queste cose qua. Poi, come quindi avrete visto, noi siamo amanti un po' più delle cose natura, non spartane, proprio le grandi città o posti precisini dove ha bisogno di un determinato tipo di macchina. Poi ci serve lui, proprio sì, nel vero senso della parola, perché siamo un po' così. E se ha bisogno di poter andare in qualsiasi posto ci viene in mente anche il peggio, però finora diciamo che lui ci ripaga della fiducia che gli abbiamo dato. Adesso gli dobbiamo dare qualche attenzione, perché se avete visto l'ultimo video, quel rumorino, grazie anche a Davide abbiamo scoperto cos'è quel rumorino, che niente, andremo a riparare a breve, a giorni, perché chiaramente ci dobbiamo spostare e non possiamo stare con questa macchina ferma. Sì, comunque ci saranno fare, ci sarà poi anche un video dove vi faremo vedere come cambiamo il pezzo, perché abbiamo intenzione di provare. Ha detto lo fa da sé, venga anch'io. Bravo, avremo intenzione di cambiarcelo noi, però si prova, si prova, del resto queste cose sono belle anche per questo. Sì. Un'altra cosa fondamentale di questa macchina è che noi, avendo il nostro fedelissimo Teddy, come avrete potuto vedere, finalmente lui ha anche i suoi spazi per poter stare tranquillo senza disturbare la Mary quando guidiamo. Anche perché ormai lui è abituato così, che in questi giorni che la macchina la usiamo poco perché c'è da farci quel piccolo intervento, andiamo con l'altra macchina che è una Yaris, niente di piccinina, che colina rispetto a questa, una macchina normale. E lui non c'entra, non ci sta, non riesce a venire davanti, piange, si rotola di dietro. Qua, avendo il suo letto dietro matrimoniale, c'ha tutto lo spazio che vuole. Che ci sta poco anche qui, perché è sempre in mezzo a due sedili, però... Però non sembra, però fa tanto. Sì, sì. Comunque, possiamo dire di essere più che soddisfatti del nostro Discovery. Sì, 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 alla grande. È sempre pronto per fare qualche nuova avventura e nulla, adesso facciamo questi due lavoretti e poi ci rivediamo in questi giorni. Ciao, a presto. Dove è andato? Via. Penso di sì. Che bella maglia, oh. Sono le nostre maglie di Coppia Avventura, no? A posto.